Buongiorno a tutti e grazie a tutti per la vostra presenza. La conferenza inizia così perché è importante fare un passaggio per quello che accadrà lunedì, perché finalmente con l'accordo che c'è stato durante l'anno tornerà il vecchio logo e la vecchia denominazione, quindi ritornerà finalmente l'US Avellino e speriamo naturalmente di onorare questa denominazione e questo logo nel miglior modo possibile. Questo passaggio è doveroso per presentare anche successivamente la campagna abbonamenti. Abbiamo preferito fare un passaggio così molto più breve e poi eventualmente presentare il nuovo mister. Quindi la campagna abbonamenti verrà strutturata non più su tre fasi come prima, ma su due. Vi ricordo che naturalmente fra forse già online già ci saranno i prezzi e le date di tutto. Il nuovo sito cambierà naturalmente anche il nuovo sito. Il nuovo sito sarà www.usavellino.club e sarà disponibile online credo tra lunedì sera e martedì, se non sbaglio, giusto Beniamino? Perfetto. I prezzi avranno una lieve maggiorazione, quindi la curva sud passerà da 140 per il prezzo intero e ridotto a 120 e sarà compresa la prima partita di Coppa Italia che disputeremo in casa. In pratica i prezzi rispecchieranno in realtà la seconda fase dello scorso anno, quindi è stata saltata una fase e la prima fase andrà dal 15 giugno, quindi da lunedì iniziamo ed anche sul sito ci sarà a breve anche informazioni su date e giorni e orari di apertura della biglietteria, dal 15 giugno al 10 luglio, e la seconda fase inizierà dall'11 luglio in poi per andare avanti fino all'inizio del campionato. Purtroppo fino a martedì non avevamo annusato assolutamente nulla, abbiamo appreso il tutto quasi in contemporanea con una chiamata del mister, ma in realtà anche da siti web e da internet, diciamo, abbiamo appreso quasi in simultanea la notizia e quindi ci siamo messi in moto subito, perché alla fine tendo a precisare una cosa, cioè noi non è che la cosa brutta è stato la modalità di divorzio con il mister, perché alla fine comunque è una persona con cui abbiamo lavorato per 3 anni, con lui naturalmente, quando parlo di lui mi riferisco naturalmente anche a tutto il suo staff, non è per sminuire gli altri, ma naturalmente nomino sempre lui per un fatto di forma. E, in realtà con lui c'è sempre stata stima, altrimenti non c'era la volontà nostra di rinnovargli il contratto, se avremmo trovato una soluzione per sciogliere il contratto subito dopo Bologna. In realtà il mister ci aveva sempre detto che in caso di una chiamata da una squadra di Serie A, lui naturalmente voleva andare via, ma è anche giusto perché ha ambizioni, è un mister giovane, voleva mettersi naturalmente in mostra in piazze di Serie A, e a quel punto noi, dico la verità, non avremmo detto assolutamente nulla, avremmo liberato e ci saremmo salutati e stretti la mano ed abbracciati come ha detto lui, come ho letto su qualche giornale, senza nessun tipo di problema, anzi per noi era un orgoglio, perché oltre ai calciatori portare anche allenatori in Serie A significa che si è lavorato bene, che 3 anni fa abbiamo scelto bene puntando su un mister che veniva comunque sì da una promozione a Castellammare 2 anni prima, poi da 2 anni non proprio esaltanti, anche se in piazze piccole, ma ottenendo comunque buoni risultati, ma non risultati eccellenti. Quindi significa che noi avevamo visto sul bene, sulle sue qualità e su quelle del suo staff. È normale che la modalità di divorzio non è stata bella, perché noi mercoledì avevamo l'appuntamento per la firma del contratto, non era un appuntamento per ridiscutere. Per ridiscutere c'era già stato un appuntamento venerdì per ricostruire la storia, in modo che senza esprimere commenti, giudizi e tutto, io esprimo semplicemente come sono andate le cose. Venerdì ci siamo incontrati dopo Bologna il mister aveva chiesto qualche giorno di tempo per naturalmente riflettere sul suo futuro, perché è normale che ripetersi ad Avellino dopo comunque un grandissimo campionato, 2 grandi campionati di Serie B che avevamo fatto, è normale che non era semplice, quindi era doveroso prendersi dei giorni di riflessione. Ma in realtà lunedì noi avevamo chiuso l'accordo, cioè se lui era lì con lo staff avevamo già firmato i contratti con tutti, solo che lo staff non c'era, li avevamo convocati per il giorno successivo,
cioè lui voleva venire il martedì purtroppo io non c'ero per impegni familiari, abbiamo spostato tutto a mercoledì e purtroppo martedì, lunedì, domenica, adesso non ci interessa sapere i tempi, per noi quell'accordo era già chiuso, quindi è normale che a livello umano ci siamo rimasti male ed è iniziato questo tira e molla, ma credo che sia inutile andare a rimarcare delle situazioni che possono ledere comunque l'immagine a questo punto anche più sua che nostra per come sono andate le cose, però credo che sia inutile infierire su una persona che comunque ha fatto tanto per l'Avellino, ha reso grande l'Avellino come noi abbiamo reso grande lui alla fine, perché è normale che senza di lui non arrivavamo magari ai playoff come magari potevamo arrivare in altri risultati, e lui senza di noi non poteva raggiungere i risultati che ha raggiunto per poi ricevere questa chiamata. Ma ricucire è difficile, perché comunque ha fatto male perché, ripeto, la delusione è stata tanta. Io mi sono lasciato perché purtroppo il presidente era fuori lì a Milano per l'Expo, quindi la trattativa di questa rescissione l'ho seguita io con il direttore sportivo. Mi sono lasciato con una stretta di mano con molto rammarico, ma non con molta delusione più che rammarico, scusate. Con molta delusione più che rammarico, questo sì. Però solo il tempo potrà dire se questa cosa potrà essere ricucita o meno. Però alla fine io credo che oggi noi dobbiamo guardare avanti, fare in bocca al lupo a lui e al suo staff per la sua nuova avventura e chiudere qui il discorso e pensare al futuro, perché noi dobbiamo pensare a noi, non possiamo pensare agli altri né guardare agli altri che cosa faranno. Ma l'ha ferita proprio questa, perché la stretta di mano, lui quando abbiamo raggiunto l'accordo lunedì sembrava entusiasta della proposta che avevamo fatto, perché addirittura noi avevamo proposto un triennale, avevamo firmato questo foglio di carta per poi passare al segretario che doveva preparare i contratti, infatti il segretario li aveva preparati già il pomeriggio e, ripeto, solo per un impegno mio personale non c'è potuta essere questo incontro martedì, ma è stato slittato tutto a mercoledì. È normale che ognuno si fa le sue idee, adesso dirle qui la mia idea potrebbe essere brutto, proprio perché voglio lasciare un messaggio comunque di gratitudine al mister, lanciare questo e chiudere qui il discorso. Poi è normale che ognuno ha le sue idee e resteranno personali, noi certo è che ci ha segnato dentro, ripeto, proprio a livello umano. Più che altro questo non era un far valere i propri diritti, più che altro era un messaggio non solo all'allenatore, perché poi l'allenatore, ripeto, è inutile riprendere il discorso altrimenti diventiamo monotoni e ci allunghiamo troppo, ma chiunque fa parte di questa squadra, fa parte di questo staff, fa parte dei calciatori, degli allenatori, dei massaggiatori che ci sono, che verranno, dei medici che ci sono, che verranno. Chi non vuole restare ad Avellino, ma è contrattualizzato con l'Avellino, deve parlare prima con la società e poi può andare a parlare con chi vuole. E su questo non trazingo con nessuno. Chi vuole andare via ad Avellino, chiunque calciatore esso sia, che è attualmente in rosa ed è tesserato con l'Avellino, certamente non può dire io domani vado via, perché domani non vado da nessuna parte. Come avevamo stabilito di tenere il mister col suo staff addirittura fermo per un anno, che poteva essere anche un danno economico per la società, ma a quel punto era una questione di principio e noi come famiglia sul principio crediamo tanto, allo stesso modo vale per qualsiasi altro tesserato dell'Avellino. Purtroppo il calcio è questo, però il calcio, la vita è fatta anche di rapporti, altrimenti siamo, non lo so, non siamo esseri umani, e purtroppo qui è venuto meno un rapporto umano. Non, ripeto, il calcio è così, c'è che l'allenatore va via, il calciatore vuole andare via, e questo non è che può creare un problema alla società o all'allenatore o al calciatore. Sa di fatto che comunque c'era un rapporto umano che andava oltre ogni cosa, durava da 3 anni, c'era una stima reciproca da entrambi i lati, quindi ripeto, non voglio continuare su questo tasto, perché altrimenti diventa sempre peggio. Poi magari uno inizia a dire delle parole che comunque la rabbia non è andata ancora via, possono essere pesanti, e in questo momento noi dobbiamo guardare al futuro. Il nostro futuro si chiama TSR, e quindi dobbiamo guardare esclusivamente a questo. È stato il primo nome perché è stato contattato, mi sembra, mercoledì mattina dal direttore De Vito. Hanno avuto un primo approccio
telefonico, poi è sceso ad Avellino immediatamente e abbiamo chiuso la trattativa. Devo dire la verità, forse è stata la trattativa più veloce che abbiamo mai chiuso, perché di aspetto economico si è parlato forse un minuto e mezzo, credo. Comunque vi comunico che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di determinati obiettivi. Se restava mister Rasselli, quest'anno sarebbe stata molto molto difficile, anche per noi come, come società, come pressioni che potevamo subire da parte della stampa, quindi da parte dei tifosi naturalmente, perché perdere una semifinale playoff su una traversa non è semplice. Abbiamo assaporato quella e sarebbe stato difficile fare un altro determinato tipo di discorso con mister Rasselli. Anche se, ripeto, cioè la nostra volontà in teoria è sempre quella di migliorare, però poi bisogna fare i conti con la realtà, i conti con le squadre che attualmente sono in Serie B, quelle che sono retrocesse, quelle che sono neopromosse, le squadre che l'anno scorso non hanno raggiunto il loro obiettivo e che quindi andranno sempre più a migliorare, a intensificare il loro lavoro sul mercato. Quindi il nostro obiettivo passa per due fasi. Il primo obiettivo: consolidare la categoria, poi in corso di campionato eventualmente alzare o meno l'asticella a secondo di come ci troveremo a gennaio. Credo che sia il minimo che l'Avellino possa fare. Tra i primi nomi di mercato che abbiamo fatto, grazie alla velocità del nostro direttore sportivo e grazie naturalmente alla disponibilità, è venuto subito il suo procuratore Mario Giuffredi. Abbiamo chiuso oggi per Angelo Rea, ha firmato un contratto biennale con un'opzione per il terzo anno, quindi tendo a ringraziare sia il direttore che stanotte con il buon Mario ha lavorato tutta la notte per chiudere questa trattativa. Quindi benvenuto ad Angelo, poi ci sarà modo per presentarlo e per fare tutto.